In Svizzera c'è un grande sviluppo del gas metano, ovvero il gas naturale come viene chiamato in francese. Noi siamo con il signor Olivier Mathil, che è un ingegnere, un responsabile del ASIG, l'Associazione Svizzera dell'Industria del Gas. Je te présente, je dis que c'est un grand développé en Suisse du gas naturel. Et nous sommes très curieux de savoir pour Electric Motor News les nouvelles choses, parce que nous en parlait l'année dernière, mais ce sont beaucoup de choses pour dire de cette année. Sì, esatto. In questo momento ci troviamo nello stand di Gas Mobile, l'industria svizzera del gas qui al Salone dell'Auto. E le cose vanno bene. L'approccio con il pubblico è molto buono ed abbiamo esposto nello stand le ultime novità dell'auto disponibili, come ad esempio la Volkswagen Passat, la nuova Opel Zafira e la Mercedes-Benz classe B. E come d'abitudine abbiamo anche un prototipo della Volvo, che è un veicolo multifuel che può essere alimentato a bioetanolo, a metano oppure a benzina. Che è un veicolo multifuel che può funzionare o bioetanolo, o gas naturale o ancora all'essence. Svizzera ha qualche sviluppo dell'industria del gas di petrolio liquefatto, il GPL, o c'è soltanto lo sviluppo del metano? De gas naturel. Alors à l'association nous travaillons uniquement pour le gas naturel, mais il est clair que allora, nell'associazione noi lavoriamo soltanto per il gas naturale, ma è chiaro che il GPL ha uno sviluppo molto ridotto con percentuali molto marginali. Una delle ragioni per la quale è marginale è che ci sono poche stazioni di rifornimento GPL e ci sono molti box e autorimesse vietate ai veicoli GPL. Questo è un grande problema e questo ci porta anche a fare la promozione del metano. La promozione del metano. L'attuale situazione economica. Con l'attuale situazione economica che viviamo, ci sono dei problemi anche con molti grandi costruttori. L'industria del gas naturale, come vive questa situazione? L'industria del gas naturale, come vive questa situazione? Allora, je dirais l'industrie du gas naturel. Allora, parlando dell'industria del gas naturale a livello generale, sta passando molto bene attraverso questa crisi. Di fatto i giovani sono più sensibili ad un'energia che è rispettosa dell'ambiente e che offre vantaggi considerevoli. E possiamo dire che, ad esempio, che il petrolio è il nostro grande concorrente. Da qui a 4-5 anni non sarà più il vero concorrente, ma il nostro vero concorrente saranno le altre energie alternative. Per quanto riguarda i veicoli a gas, in modo particolare, come quelli che vediamo in questo stand, vanno bene perché di fatto il gas è detassato. Difatti la riduzione delle tasse è un argomento molto importante sia per il pubblico che per l'ambiente. E per chi segue il programma Electric Motor News e chi è osservatore e vede la nostra sigla, questa vettura sicuramente l'avrà già vista perché è presente nella nostra sigla. Si tratta della Citroën GT ed è presente anche qui al Salone Internazionale di Ginevra.